Dave! Mio padre aveva capito! Sarebbe fiero di te. I suoi scritti sono stati utili, ma il merito è tuo. Li prenderemo? Line Harrier è una delle navi più grandi e veloci mai costruite. E in più naviga con il vento in poppa. Una nave qualsiasi non riuscirebbe mai a starle dietro, figurati prenderla. Ma questa nave è diversa. Questa è l'Enterprise! E il motore di mio padre è qualcosa di mai visto prima. Sì, puoi dirlo forte. Clive, che cosa sai di Barnabas Talmra? Quello che cantano i bardi. Che sbarcò a Cineria dalle terre meridionali. Che fu la sua maestria con la spada a valergli il trono. E che la spada, quella di Odino, può recidere persino i fili della creazione. Ma tu non essere preoccupato per lo scontro. Faremo di tutto per sopravvivere. Faremo di tutto. La luce! Credevo che qui fossimo ben nascosti! Mid! Intrusi! Eh? Noi cercheremo di trattenerli! Ma sbrigati! Ah, merda! Equipaggio! Ai vostri posti! Siete tutti con me? Arrivano! Guadagniamo più tempo possibile per me! Come andiamo, Mid? Non avevi detto che la nave era veloce? Non è! Una volta schiata, ma rischiate tempo! Non puoi spingerla nuotando! Vecchio caprone, scassata di te! Vecchio? Non mi sentivo così vivo da 20 anni! Fatemi sotto! Chi di voi è impaziente di conoscere la mia mazza ogre? Datemi una mossa, figroni! Siamo nella merda e io ci tengo alle penne! Rosfield!
Beh, è stato semplice. D'accordo, gentaglia! Salite a bordo! È pronta a partire! Sentito il capitano? Clive! Pensavo che fosse. Accidenti. Allora è come temevo. Sleipnir non è umano. È stato creato da Odino. Per le chiappe ardenti della Fenice, non avete nemici normali? Per un altro giro? Certo che sì, vero Lord Rosfield? Ragazzo mio, tempo fa mi chiamavano il Carnefice. O era la mia ascia. Non importa, la cosa importante è che volino teste. Mid, cambio di programma. Tu parti, noi ti seguiamo. Seguirmi? Come a nuoto? Ah, al diavolo, levate l'ancora! Motori al minimo! Attenzione, amici. Gli Eghi non sono esseri fatti di carne e sangue. Non sarà così facile farli cadere. Accadranno comunque. Verge dinanzi all'ascia del taglialegna. E per fortuna ne ho portata una! Per quanto dovremo continuare ancora? Finché sarà necessario. Oppure hai un'idea migliore? Ho già ucciso almeno 5 di quei bastardi. Fanculo, uccidiamoli tutti! Oh!
cosa vuoi? Hai combinato un bel disastro. E senza alcuna ragione. Sei il mio dono per Mythos. Non oserei mai rovinarti. Ora tornate ai vostri posti! Ogni secondo perso qui ci allontana di un'altra lega dal galeone! Mid non ha un motore di scorta, ho ragione? Da quando sei tornato dall'aldilà, la buona sorte mi ha lasciato. Sei assolutamente certo di questa tua missione, Clive? I tuoi avversari sono tanto numerosi quanto terribili. Già, ci vogliono far vivere e morire a modo loro, il che risponde alla tua domanda. Hai lo stesso sguardo cocciuto che aveva tuo padre quando si metteva in testa qualcosa. Sul campo di battaglia io non sono altro che un'ascia. Letale, certo, ma pur sempre comunque un'ascia. A te ne serviranno almeno un migliaio. E credo che il mio vecchio amico di Randellà potrà darci una mano. Riguardati, Clive. Ho ancora molte storie da raccontarti sulle gesta di tuo padre. E non saprei come raccontartele se dovessi morire. Di nuovo. Buona fortuna, zio. E che tu abbia i venti a favore. In quanto a te, Joshua, sta attento. Farò del mio meglio, zio. A presto, nipoti miei. Quando ci rivedremo avrò un esercito al mio fianco. Saluti! Avanti, ragazzo, su! Beh, direi che non possiamo sfigurare, sbaglio? Se lo rinfaccerebbe per sempre. Grigor, abbia pietà. Tutto questo... Che cosa ho fatto? Milord!